Presidente Marzi, giornata storica, un servizio che cambierà la vita di molti studenti. Un altro gol segnato nel segno della sua presidenza. Beh, non è merito mio, è merito di tutta una struttura che lavora da anni su queste cose. Io sono orgoglioso di fare questa esperienza di vita a fianco di questi professionisti. Sì, era un servizio chiesto da molti anni, finalmente riusciamo a darlo. È rivolto agli studenti universitari, ma non solo, a tutti i giovani di Trieste, e finalmente potranno tornare a casa in sicurezza la notte dalle 10 di sera fino alle 4 di mattina su un autobus della Trieste Trasporti. Quindi insomma una cosa buona per la città, buona per i nostri giovani, buona per la nostra università. Assessore Babuder, anche lei in autobus a usufruire di questo servizio straordinario della città di Trieste, lei è assessore da poco eppure segna un altro gol, soddisfatto di questo servizio? L'assessore Babude prende spesso l'autobus, ne conosce ovviamente i pregi, viviamo in una città che ha delle eccellenze nei trasporti, anche alcuni suggerimenti, anche alcune criticità che evidentemente sono all'attenzione di tutti e che cercheremo di migliorare. Con questa iniziativa si cerca proprio di andare in questo senso, grazie alla sinergia che c'è stata tra la Regione, Trieste Trasporti, l'Università di Trieste e gli studenti che ne sono stati promotori e richiedenti, ovviamente il Comune per quanto l'ha condivisa nella Assessore, la Regione segna anch'essa un gol per un servizio che è fondamentale e cambia la vita di molti studenti. Anche in queste cose si vede il senso di comunità di essere Friuli Venezia Giulia. Beh, assolutamente sì, un primo servizio sperimentale on demand che quindi si avvicina molto a quello che è il mondo dei giovani, visto che è rivolto agli studenti universitari e soprattutto con la finalità di unire la città con l'università in orario notturno quando diventa più difficile il collegamento. Quindi un bellissimo progetto che come regione ho subito voluto sostenere nella speranza che poi ce ne siano molti altri su tutto il territorio regionale. Assolutamente piacere che va ad incidere anche sulla qualità di quello che è il contesto in cui gli studenti studiano, si ritrovano nella città. L'azienda di Trieste Trasporti, anche l'Università di Trieste, perché credo che non sia scontato. Di casa, mi permetto, innanzitutto grazie a tutti di essere venuti, si sente, spero che si senta, perché qua noi abbiamo un po' di rimbombo. Prego. Venitemi. C'era la luce, guarda.